Il suo nome era stato accostato alla cordata di D'Agostino ed anche all'idea di Improta, ma Salvatore di Somma resta papabile anche come direttore sportivo dell'era De Cesare. Lui non conferma né smentisce, chiarendo però di non aver avuto contatti con nessuno. Ma no, ma a me non mi ha contattato nessuna cordata, assolutamente, non c'era, il mio nome circolava, ecco, da quello che sapevo io, anche con altri pretendenti a rilevare la velina, ma non c'era, c'è stato mai nessun contatto con eventuali acquirenti nei miei confronti, non assolutamente. Poi si valuterà dopo, adesso non c'è niente, non mi ha interpellato nessuno, e poi eventualmente sono cose che si vanno a verificare dopo. Per adesso non so niente, so che circola il mio nome, ma circola il mio, circola quello di Marino, circola quello di Pavarese, circola quello di tanti altri, perciò sono voci, ecco, messe in giro, sono voce del popolo, ma niente di da parte mia non c'è niente. Indubbio il rapporto d'amore con la piazza Biancoverde ad Avellino, di Somma, ha trascorso anni felici e gloriosi. Questo è il mio rapporto con la città, con l'Irpinia, un rapporto forte, solido. Insomma, non, ti ripeto, da parte della nuova proprietà non c'è stato nessun contatto nei miei confronti, non lo so con gli altri, io non lo so, non ti so dire. Ottima, secondo di Somma, la scelta fatta dal sindaco Ciampi di affidare la squadra all'imprenditore del gas. Ma il mio giudizio è altamente positivo, ecco, la squadra l'ha rilevato un grosso personaggio, uno che a livello, al, a livello al, nel, nel basket ha fatto le fortune, ecco, di questa squadra. Diciamo che la Citigas va per la maggiore, ecco, in questo settore, in questo ambito sportivo. Perciò, è un personaggio sicuramente importantissimo, ecco, per la città di Avellino, per lo sport, per il calcio in generale.